non tanto simbolicamente ma materialmente la svelatura di un monumento che l'artista Marrone ha regalato alla città e che è costruito in parte con le pietre provenienti da Basovizza, quindi da quelle pietre carsiche che rappresentano per la loro conformazione le foibe nelle quali furono infoibati tanti italiani. È stato realizzato dall'artista Alessandro Marrone e verrà apposto presso Largo Martiri delle Foibe ad Arezzo il monumento che ricorderà da adesso in poi questa pagina della storia italiana. È nel giorno del ricordo che si celebra in tutta Italia il 10 febbraio che il comune di Arezzo onorerà la memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo italiano dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Il monumento è realizzato grazie anche al contributo dei professionisti e imprenditori arettini nonché dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e della signora Italia Giacca. È proprio l'atto finale, in poche parole, che veniva compiuto nel momento in cui, diciamo così, si usa il termine infoibare, che in poche parole le persone che erano prese, diciamo, ad ostaggio e venivano giustiziate, venivano legate tutte insieme con del filo spinato, al primo veniva sparato e per caduta, bene o male, tutti gli altri entravano dentro, per cui superstiti zero, e la scultura descrive letteralmente l'interno sia dell'entrata che dell'uscita. Infatti alla base ci sono delle pietre di sangue che in poche parole non sono altro che il risultato di questo scempio. Sempre sabato 10 febbraio alle 21 il comune di Arezzo ospita il recital La Cancellazione di e con Paolo Bussagli presso il Teatro Pietro Aretino. Il tema è quello della memoria e dei rischi che si presentano quando questa viene meno. L'ingresso è gratuito.